Aujourd'hui, je vous ai parlé de deux figures de l'égyptologie du début du XXe siècle, le père Bonaventura Houbac, moine de Montserrat, et Étienne Drioton. Pourquoi j'ai choisi ces deux figures ? Questa particolare situazione ci stiamo occupando di della misura dell'uomo nelle cose e l'Egitto da questo punto di vista è una miniera di informazioni di quanto possa esistere un rapporto tra la misura dell'uomo negli oggetti che noi troviamo materialmente o raffigurati e la misura reale degli esseri umani. Tout simplement parce qu'il s'agit de deux chrétiens fervents qui ont eu dans leurs différentes façons de faire une expérience religieuse importante, mais qui ont choisi de l'exprimer différemment. D'un côté, Étienne Drioton a été essentiellement un égyptologue qui a laissé de côté ses sentiments religieux, qui néanmoins s'exprimait parfaitement dans son intimité. Il nostro contributo è il frutto di un progetto particolare che si chiama Daimote Pagropius. Siamo un gruppo di lavoro che intende applicare la metodologia, l'antica metodologia egizia, alla ricostruzione di architetture, oggetti e aspetti dell'arte egiziana. In particolare ci siamo dedicati alla ricostruzione della cappella funeraria dipinta del capo delle truppe Iti, decorata da pitture particolarmente suggestive che ci suggerivano anche applicazioni razionali. Partendo da questa certezza che si trovavano lì, che prima i cerchi, poi delle capanne, ho trovato anche il motivo che una sola parola, Yun, venne in tutta la storia dell'Egitto insieme la Yun colonna e la Yun uomo padrone della sua casa. Il mio contributo, intitolato Dalla pietra alla luce, ha voluto presentare in Naos di Seti I un monumento che si trovava nella parte più interna del tempio di Eliopolis, del Dio Sole appunto, che custodiva la statua del Dio, e da un lato presentare le sue caratteristiche testuali che ne rendono un monumento unico nel suo genere, dall'altro presentare quelle caratteristiche che possono gettare lumi fondamentali sulla orientazione del tempio di Eliopoli, di cui oggigiorno rimane ben poco. Il problema che mi interessa è ricostruire l'origine del popolamento egizio nella valle. Da dove vengono queste popolazioni? Sono derivazioni delle migrazioni dal sud verso il Nilo, la valle del Nilo, o migrazioni di arrivo dalla parte orientale? No, e questa mattina ho avuto il piacere di fare questo intervento, questa piacevole conferenza,
riguardante la caratterizzazione dei materiali lapidei provenienti dall'Egitto, quindi materiali utilizzati sia dagli antichi egizi, come ad esempio i famosi graniti di Assuan, granito rosso, granito nero e granito bianco, ma anche di altri materiali che provengono dall'Egitto e sono stati poi usati da altre civiltà come la civiltà romana. L'oggetto del mio intervento è l'importanza degli archivi fotografici storici all'interno delle collezioni museali. Nell'archivio della Soprintendenza del Museo delle Antiche d'Egizio abbiamo recuperato interessante documentazione del ritrovamento del gruppo statuario di un funzionario del villaggio degli operai di Re Medina. Certamente una delle pietre anche importanti da ricordare è la pietra Beken, che per gli antichi egizi ha rappresentato la pietra ideale per la scultura, proprio per la sua particolare struttura a grana estremamente fine e che ha permesso la realizzazione dei grandi capolavori che ancora oggi possiamo ammirare nei diversi musei del mondo. Les Égyptiens avaient mis des procédés extrêmement élaborés pour créer des animaux fantastiques. On peut dire qu'il y a trois types de procédés. D'une part, la déviation par rapport à un standard, premier procédé. Deuxième procédé, l'hybridation, c'est-à-dire créer des animaux en associant des animaux appartenant à des genres différents ou même à des humains. Et troisième type, la combinaison de l'hybridation et de la déviation par rapport au standard. Grâce à tous ces procédés, ils ont créé une immense armée de monstres. Mais tous ces monstres ont des raisons d'être, ils ont des significations. Ils ne sont pas créés gratuitement. Paradoxalement, on peut dire que ce qui paraît irrationnel chez ces monstres est au contraire porteur d'une très grande rationalité sémiotique. Mon intervento è stato lo studio dell'ossidiana nell'antico Egitto, soprattutto studiando il simbolismo e gli utilizzi dell'ossidiana e anche le sue vie, le vie attraverso le quali gli egiziani potevano fornirsi di questo materiale nelle terre vicine. Vuole essere una riflessione su quelle che sono le problematiche specifiche delle caratteristiche dell'opera d'arte in relazione a quelli che possono essere i problemi espositivi e quanto questo tipo di situazioni possono influire in quello che è la scelta espositiva.